È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Massimino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimino. Il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il bianco e la pietra il diamante. Accadde oggi. Il 29 maggio del 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia. La più forte, di magnitudo 5.8, ha il suo epicentro nei pressi di Medolla, in provincia di Modena. Solo 9 giorni prima, il terremoto del 20 maggio aveva ucciso 7 persone e provocato ingenti danni. Il bilancio totale di quest'ondata sismica sarà di 27 vittime. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 29 maggio ricordiamo il poeta Dante Alighieri, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy. La citazione del giorno. L'anima non pensa, immagina. Raffaele Morelli. Dice il saggio. La semplicità viene dal cuore, l'ingenuità dalla mente. Il bel paese. Crespi d'Adda, in provincia di Bergamo, fu realizzata tra 800 e 900 dalla famiglia Crespi per alloggiare i dipendenti e le famiglie della loro fabbrica tessile. L'UNESCO l'ha inserito nella lista dei siti tutelati in quanto esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del sud Europa. L'opificio, con altissime ciminiere, è in stile neo-medievale, mentre i capannoni lungo la via principale sono ingentiliti da fregi con stelle a 8 punte e rosoni in cotto. Accanto alla fabbrica c'è la villa padronale in stile medievale con torre, mentre le abitazioni degli operai sono di ispirazione inglese con orti e giardini. Notevoli sono anche le case del medico e del prete, la scuola e la chiesa. In quanto paese abitato, oggi a Crespi non vi sono ingressi formali né biglietti di ingresso, anche se il modo migliore di visitarla è tramite una visita guidata.